Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Michelle Hunziker non ce l'ha fatta a realizzare ciò che voleva, una carriera stroncata, ecco cosa è accaduto. Una delle conduttrici che ha sempre dimostrato il suo talento e la sua professionalità ottenendo un buonissimo successo per ogni trasmissione che conduce è lei, Michelle Hunziker. Nel corso della sua carriera ha presentato diversi show tra cui il TG satirico Striscia la Notizia insieme al suo caro amico e collega Gerry Scotti, Zelig, Love Bugs, Paperissima e il suo primo one woman show Michelle Impossibile che sta ottenendo un riscontro da paura, in termini di share. Michelle sorride. Una donna che con il suo sorriso, la sua ironia e la sua professionalità ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori che la amano e la stimano per il suo lavoro e il suo talento mostrato in diversi programmi da lei condotti. Il suo esordio è avvenuto quando era solo una ragazzina, nel contenitore all'interno del programma Buona Domenica nel 1994 aggiudicandosi la fascia di Miss Buona Domenica. Grazie a questa esperienza, ella continua con Mai Dire Gol del lunedì con la Jalappas, a numero 1 con Pippo Baudo e nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma I Cervelloni, fino alla conduzione del programma in Svizzera dal titolo Cinderella. Di recente è stata molto apprezzata nel programma Tutto Musicale All Together Now, alla scoperta di nuovi talenti che dovevano assolutamente conquistare la giuria e il cosiddetto muro composto da cantanti e giornalisti. In occasione di una puntata, la donna ha rivelato di avere una fobia, tripofobia in gergo tecnico rivelando, ho una fobia, si chiama tripofobia, oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia. Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei. Michelle è stata legata in passato al cantante Eros Ramazzotti, ospite del suo famoso one woman show Michelle Impossibile, cui insieme hanno celebrato il loro rapporto specificando che sono solo amici e smentendo qualsiasi forma di gossip. Di recente la donna ha fatto delle confessioni nella trasmissione Verissimo che hanno lasciato il popolo del web senza parole. Michelle Hunziker e la sua confessione. Michelle Seria. La conduttrice per eccellenza Michelle Hunziker, ha fatto delle confessioni a cuore aperto ai microfoni di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, svelando ai suoi fan ciò che aveva il desiderio di fare ma che non è riuscita per via delle proposte diverse di carriera. Nel dettaglio ella ha rivelato, avevo deciso di andare a Los Angeles perché volevo fare a tutti i costi cinema. Ho iniziato a fare dei provini negli Stati Uniti e piacqui ai due registi di Matrix, Andy e Larry Wachowski. Avevo l'accordo per un secondo provino da fare su pellicola quando mi chiama il mio manager di allora per dirmi che mi volevano a Zelig. Ho pensato, torno subito in Italia. E così è stato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.